Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video della Tuttotech. Oggi vogliamo rispondere a quelle persone, perché ci è capitato di vedere su parecchi gruppi, che dicono: sì, però mi sono stufato di chiamare il mio dispositivo Alexa, fai questo, Alexa, fai quello. E oggi vi faremo vedere come cambiare nome di attivazione del vostro dispositivo tramite pochi passaggi semplicissimi dalla vostra app. Quindi io direi che prima di questo però vi invitiamo ad iscrivervi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo tale da non perdervi i video che noi caricheremo, perché vi arriverà una notifica. Ma io direi che prima di questo beccatevi la nostra sigla! Siamo sull'app Alexa. Il menu a tendina in alto a sinistra, impostazioni, facciamo impostazioni dispositivo e selezioniamo il dispositivo a cui vogliamo cambiare il nominativo di attivazione. Scorriamo in basso e troviamo parola di attivazione. In questo caso troviamo Alexa fleggato. C'è la possibilità di utilizzare questi altri tre nominativi, quindi Amazon, Echo e computer. Proviamo a chiamarlo Amazon. Basterà cliccare. Dice: per aggiornare la parola di attivazione potrebbe volerci qualche momento in più. Quando l'aggiornamento sarà completato, Alexa ti informerà. In realtà io l'altra volta l'ho cambiata e praticamente nell'immediato me l'aveva già modificata. Adesso poi faremo la prova insieme a voi. Una volta messo il flag, basta, ci basterà tornare con la freccia in alto a sinistra indietro e abbiamo parola di attivazione Amazon. Eccoci qua ragazzi, operazione semplicissima, ma che non tutti tengono in considerazione o sanno, si limitano a chiamarlo in una sola maniera, invece c'è qualche opzione in più. Purtroppo, al momento non è ancora personalizzabile il nome con cui richiamare il dispositivo, però almeno ci viene data qualche opzione in più. Chi si accontenta gode. Esatto, soprattutto se ne avete come me quello della sala che si attiva con quello del bagno, quando li chiamavo insieme è comodo avergli dato due nomi diversi. Beh, io direi che... Detto questo, ragazzi, date sempre un'occhiata qui sotto perché troverete link interessanti. Bravo, indovinato. Di prodotti che abbiamo testato. Sembrava un po' lo zio Pino quando lo faceva. Lo scaffellino. Lo scattofalino. Abbiamo testato, provato insieme a voi e troverete nel nostro canale tutti i video inerenti ai prodotti che trovate qui sotto. Un click vi rimanda ad Amazon e potete fare il vostro acquisto tranquillamente. Io direi che abbiamo detto tutto, al prossimo video. Ciao ragazzi!